Allora, il gioco consiste semplicemente nel parlare con un interlocutore virtuale, quindi controllato da un sistema di intelligenza artificiale, e quello che deve fare l'utente è scegliere la frase che ritiene più opportuna, tra quelle, a disposizione. Insieme col contenuto testuale della frase, l'utente si trova, anche, a disposizione diverse espressioni con cui, dire la frase, per esempio, con tono minaccioso, puntando il dito verso l'interlocutore. Quindi la scelta non è solamente guardando il testo, ma guardando tutto questo insieme di fattori. E quindi il gioco consiste in questo scambio di battute tra noi e il nostro interlocutore. È un gioco molto semplice, ma allo stesso tempo molto ricco, perché in quei contenuti testuali, in quei contenuti paraverbali, noi abbiamo inserito tutta una serie di elementi che ci permettono di capire lo stile di negoziazione dell'utente.